Allora, pranziamo insieme in maniera molto veloce oggi perché oggi faccio degli hamburger. Questi qui sono hamburger di pollo e tacchino che, boh, non so come mai, io non ho aggiunto assolutamente olio e buttano via tutta questa schifezzina qua che, boh, non capisco come mai, vabbè. Facciamo questi hamburgerini molto veloci e poi abbiamo degli avanzi da finire. Queste sono praticamente sono, è un contorno di patate, ci ho messo anche un pochino d'olive nere e ho fatto una salsina con il pomodoro e poi un mix di spezie perché noi mangiamo molto speziato, amiamo proprio tutto ciò che ha un sapore speziato. Poi abbiamo questo pane, questo è il pane che ho fatto io e l'ho fatto con la farina Manitoba per un 300 grammi e 200 grammi di farina Hamout e poi ho aggiunto dei semi, si vedono sono piccolissimi, dei semi di lino e semi, sì, mettici pure il ketchup e semi di papavero, va bene? E niente, me ne è venuto insomma un mezzo chilo, è rimasto soltanto questo, oggi siamo soltanto noi a mangiare, quindi ci mangiamo come contorno questo avanzino di patatine speziate con le olive e come cicina ci mangiamo questi hamburger visto che per stasera ripeto ci dovrebbero essere ci sono ci dovrebbero essere ci, so, ci saranno i noodles oggi ci mangiamo questo però io non capisco ma guardate quanto olio quanto grasso buttano via questi hamburger non li prendo più eppure sono hamburger di pollo e tacchino quindi voglio dire non è neanche una carne esageratamente grassa, vabbè, insomma li spengo perché altrimenti si bruciano. Questo è il pranzetto veloce che ho fatto. Ciao ciao.